Amiche ed amici della Chiaro Business Productions, benvenuti e benvenuti alla puntata di speciale Ramma Mezzi, Ramma Nibun Noichi, Ramma quello che volete, in cui giocheremo a caso tutti i giochi di Ramma esistenti. Molto bene. O quasi. Dopo aver fatto un rewatch di Ranma, o Dopo aver meglio, io fatto un sono arrivato al preside. rewatch. Io neanche al preside, ma sono molto contento lo stesso. Sono molto contento lo È stesso. meraviglioso. È meraviglioso, ma devo dirti una cosa, Fabio, che ho ricominciato anche a leggere il manga, e il manga è The Real Deal, perché la serie, Davvero? a un certo punto, la serie comincia a essere completamente diversi. C'è un 50% quasi Di di roba che non ho. episodi filler nell'anime. Cioè, l'anime a un Ah. certo punto va completamente per i cavoli suoi. Tu hai il finale diverso, il finale tra anime e manga. Quindi, purtroppo, poi dovrai anche rileggerti il manga. Vedete, cosa sta E facendo non vedo questo? l'ora. Anche Esatto. perché non l'ho mai letto il manga. Il manga è Non clamoroso. trovo bene. Il manga è clamoroso. Sì. Ne Il manga è. parlavamo prima. Ne parlavamo Quanto è prima. bello lo sprite del panda. Esatto, Quanto è ed è giusto. Pengo, tra l'altro. C'è anche Kodachi, la rosa nera, eccola qui. Kodachi. Ma lo stai guardando in italiano doppiato? Lo sto guardando in giapponese con i sottotitoli. Che vicious che sei. E la sigla quando dice. Cioè, c'è quella sigla che è chiaramente Outrun, Casiopea, quella Ranma Akane. E poi Ah, ok. finisce sulla fine della frase Kodachi. È bellissimo. Mi piace, sei un ragazzo completamente addentro a questo mondo. Come vedete, questo è un clone brutto di Pengo Meets Sokoban. Però i personaggi ci sono e questa è una cosa bellissima e ovviamente rende tutti felici quelli che l'hanno comprato. Guarda, Akane. Akane, vieni! Nel frattempo io ringrazio FDA per la sub che dice con il manga ridevo talmente tanto che la notte svegliavo i miei. Che è una cosa bellissima svegliare i familiari con il sonno, cioè Esatto. con le risate. Guarda lì là, felici si sono incontrati Ramma Akane e Ah, si tu va poi devi avanti. incontrarla, cane, Sì, ho tu devi capito. raccogliere, se ho capito bene, tre oggetti di Akane, tipo il cappello di Akane, il di Akane e di Akane. Sottolineo di Sembra una Akane, bestemmia esatto, non comunque, sì. volevo che sembrasse. Cioè, volevo che sembrasse. E dopodiché il gioco finisce. Perché? Perché dobbiamo andare avanti. Come dicevo. Nel frattempo, sai, Andrea, che io ringrazio Gianluca Folì che si abbona. Tu lo Grazie sai che Gianluca stiamo Folì. facendo la re-release del mio primo disco che abbiamo fatto in cassettina, ma facciamo anche il vinile del primo disco con nuova copertina di Gianluca Folì. Lo Ne so. approfitto, anzi, Gianluca Folì, ma tu per caso hai spedisti un disegno alla posta di Game Power da giovane di Street Fighter 2? Nel Grande domanda. frattempo, se fate punto esclamativo Monello, potete comprare un altro disco nato tra le calde braccia di Kenobisboch. Allora, innanzitutto Dove ci devo. porti, Andrea? Allora, ho fatto questa cartella bellissima. Ramma, che ha in ordine cronologico tutti i giochi di Ah, Ramma Gianluca esistenti. Folì. Poi te lo procuro, ti ho sgamato, ti ho Incredibile. sgamato. Aspetta che devo dire una cosa controversa. Mi chiedono dove sto riguardando Ranma. Non c'è da nessuna parte. L'ho piratato. Ho scaricato un Blu-ray, cioè la collezione Blu-ray fighissima. Lo sto guardando in giapponese con la versione Blu-ray fichissima che non la trovi più perché non c'è. Neanche ho guardato, comprarla su eBay non la trovi a 500 euro, non voglio. E è upscalata dalle pellicole, quindi non è upscalata, è di fatto è in 2K, è in alta risoluzione. Sto guardando in giapponese con i sottotitoli scaricati che devi metterteli a mano, però ci sta. Però, Yarr! scusa, è 1024 o è 4K? Di più, Cioè è 1080, 2K. 2K. È 2K, è quella. Quella roba intermedia, ma quindi è fatto però con, è fatto con l'upscale, è un upscale, cioè Eh no, scusami. il Blu-ray sarà uscito Eh a no, se tu hai la 1080p. pellicola, cioè se tu hai Sì, ma il Blu-ray è 2K? Cioè, lo compri ed è 2K?
Sì, ci sono i Blu-ray in 4K, tranquillamente anche. Sì, beh, interessante. Allora, io vi consiglio invece, non fate come Fabio, non è bello piratare in questo modo, è più bello che su YouTube potete trovare pirata tutta la serie in italiano con il pregevole doppiaggio che vede Kasumi 1080p, perfetto, fantastico, un bellissimo hard, come si chiama, un dub, un MD, quella cosa lì che hanno attaccato al Blu-ray giapponese, che probabilmente stai guardando tu, il doppiaggio italiano. Attenzione che Gianluca Folli dice: Dan, hai sbloccato il ricordo segreto. Eh sì, ragazzi, comunicazione di servizio un attimo tra me e Gianluca Folli, scusate, mi faccio un attimo i cazzi miei. Sì, Gianluca, sì, c'è della bromance. Era un disegno molto bello con tutto il cast di Street Fighter. Lo procuro, lo scansiono e te lo posto sul livello segreto, ok? Fantastico, punto esclamativo livello segreto. Comunque io... Che bello è che abbiamo un posto nostro per le nostre cose a cui vogliamo bene, Dan. Sì, fantastico. Cioè, puoi fare questa cosa senza regalarla a Zuckerberg. Hai visto? Che ci si pulisce il culo. Gianluca Folli originale dell'epoca alla faccia di Zuckerberg. Esattamente. Esatto. Che figata. Allora, cosa sto cercando di fare disperatamente? Sto cercando, visto che quella bellissima lista che ho fatto non mi sta dando il gioco che volevo, perché va in bomba subito e non deve funzionare mai niente, sennò poi non va bene. Tutto voglio andare giusto a cercare il gioco di Ramma che sto cercando. Cioè, Ramma. Nibun, è bello perché Giocatore si abbona mentre Babi ci fa: raga, ho trovato il modo perfetto sul mister per, e giustamente, esatto, eccolo. Poi non funziona, ma perché questo è This is Kenobisboch. Direi che è Ramma 1-2 Japan, liscio proprio così. Mi da sono qui... abbassato ulteriormente, Branza. Benissimo, da qui funziona. Sì, è vero, comunque oggi sei particolarmente potente. La Masna, che in realtà è la Masna. La Masna. Qua ascoltate. Scusate, devo togliere il preset, presto! C'è tutto! Game on! Ma è meraviglioso! Questo deve essere al CD! Questo era il CD. Red Book! Tutti insieme, futanari, futa insieme a te, futa la futa. E sarebbe la... questo. Cioè, attenzione, quello lì. Questo qui. Aspetta. Eccolo, così. Non si vede niente, Dan, peccato. Non si vede niente, purtroppo. Ingrandendo è pure peggio. Vabbè. Io lo guardo che in Italia. Che che siamo, raga. Comunque Onizuka c'è ancora su YouTube in italiano, versione Blu-ray col doppiaggio originale italiano dell'epoca, quindi con Giorgia Lepore che fa Kasumi, quindi c'è tutto. Guardate che meraviglia, il dottor Tofu, cioè ti faceva battere il cuore PC Engine, perché era il sogno impossibile che in tempo reale succedevano queste cose incredibili. Cioè questa è l'intro... Che tra l'altro... Il tizio con il cappello così è veramente rivoluzione culturale, cioè un momento allucinante della Cina, quello in cui si svolge. Ma in realtà era puramente esotismo, come la Russia post muro, no? Cioè era tipo figo, la Cina, figo. E proprio lì è vestito come i giovani che fucilavano i professori. Assolutamente. Cioè, guarda la sbatta che si sono fatti, cioè tu prova a pensare, passare da avere pochi megabyte ad avere decine di megabyte per la grafica è quasi fastidioso. Ma la stessa risoluzione, sì, ma in questo caso la risoluzione è molto simile, la stessa risoluzione, cioè una fatica disumana, cioè fare sta roba era follia. Allora, io voto Nabiki comunque, per me è la più Nabiki bella di tutte. Nabiki, nettamente, best wife ever. Nabiki, doujinshi importanti. Onizuka dice: ma solo a me ti piaceva Nabiki? No, fratello, no. Fratello, sorella. Mettiti in fila. Allora, vediamo un po'. Parte 1, guarda che bello. Ma questo è un picchiaduro o è una graphic novel? Questo è un picchiaduro a scorrimento. Questo è un picchiaduro a scorrimento brutto. Con le voci, non so se voi le sentite. A cane con i capelli lunghi. PC Engine. Cioè, tutto.
tutto, cioè se non possiamo guardatevi la serie perché è infinito, se devo tagliarlo se no non finiamo più. Eh sì. E qua ovviamente comincia a essere un picchiaduro, poi se è bello questo è un altro discorso, diciamo che è un picchiaduro. No, non lo è. Non lo è. Non lo è, tipo Ninja Spirit ma brutto, non è anche... Ma brutto. Come paragone mi ricorda un po' Samurai di Taito, mi sto... Quello brutto, qual è quello brutto bruttissimo con lo scudo che lo tiri su e giù? Quale? È un gioco brutto brutto. Ma di Ramma? Ramma? No, non di Ramma, di Arcade. International Karate Plus per Commodore 64? No, 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 sei grossissimo come sprite, vai avanti con lo scudo. Mm? Sì, sì, cioè Ogun, come cazzo si Ogun, quello lì, Ogun Oshiro. Gregorianus oppure Gladiator, giusto? Gladiator. Gladiator. Che bello, le tigri. Però che me... brutto comunque. Vabbè, ma hanno tutta la gente brava a fare grafica l'hanno messa a fare la grafica. È praticamente Jackie Chan, action kung fu per sì. PC Engine, però brutto. Bravo, mi ricorda ecco. Anche quello. Però guarda cosa c'è sotto. Cioè, ti fa vivere living the dream. Sì, sì. Perché là sotto c'è... Sarebbe bello che tu potessi finire in una sorgente diversa da quella... Da quella del manga, allora, cambiando. Le scimmie mi piacciono moltissimo, te lo dico. Beh, guarda che si potrebbe fare un morpg incredibile su Giusenchio, cioè sulle le terme, cioè delle terme, le vasche che sono in Cina che no. Contengono la maledizione di Ranma e di tutti i personaggi di Ranma che mutano con l'acqua calda o fredda. No, fredda. Sao Tome è veramente cognome Omen. Cosa vuol dire Sao Tome? Sao Tome, guarda, è un gioco di parole praticamente. Alla Takashi, certo. Sao Tome è praticamente un corrispettivo, diciamo, desueto nella lingua italiana, ovvero le cosiddette mondine, che erano le lavoratrici delle risaie. Quindi Sao Tome vuol dire lavoratrice della risaia. Ed è composto da Otome, che vuol dire fanciulla. E Haya, che significa normalmente pronto, ma senza un verbo come in questo caso, vuol dire già. Quindi è un gioco di parole, Ranma, già, ragazza, che comunque sta in acqua, con l'acqua fino alle ginocchia, è un gioco di parole. Fantastico! Fantastico! Takashi è ossessionato dai giochi di parole. Cos'è? Lo stesso nome Ranma, tu adesso lo vedi così, ma può essere, volendo... anche scritto con i sinogrammi, quindi i caratteri Han presi in prestito dalla Cina. Giustamente. In due caratteri Han che vogliono dire anarchia e caos. Fantastico! Cazzo, da tatuarselo. Anarchia veramente. E caos. Suoni quasi da confusione. Ringraziamo anche Super Margio che si è abbonato. Super Margio, perché c'è la J, quindi Super Mario, lo so. Però... No, dall'inizio no, è stato bellissimo. Spero di fare la sequenza bellissima in cui tu... Allora, ci arriviamo a quello stupendo per SNES, vero? Sì, è dietro l'angolo. Volevo fare la sequenza che credo sia in questo, Dan, in cui loro vanno a scuola e devono combattere tutti quanti. Che sarebbe la saga dello Hiryu Shoten Has, non so se ci sia arrivato nell'anime, Fabio. No, quella proprio iniziale in cui tutti vogliono un appuntamento con Akane e combattono. Esatto. Ma no, c'è la versione arcade, mi pare in questo dopo, c'è Akane che corre e tu devi starle dietro e insieme tirate i pugni ai contendenti di Akane. Credo che sia il livello dopo che ti trasformi di questo qua, potrei sbagliarmi. Allora, Ramma, torniamo a Ramma. Allora, questo che abbiamo visto... Arrivo subito, scusatemi. Prego. Il secondo Ramma, anzi il terzo gioco di Ramma, è sempre per PC Engine, sempre CD, ed è questo qua. Ed esce il 6 dicembre 91, esattamente. Certi partono, certi no, perché c'è il cazzo, però questo per esempio parte. E vabbè, non puoi pretendere, ho fatto una fatica già a fare la lista, una fatica con il mister. Siamo in non in real hardware, ma in emulazione, anzi implementazione FPGA. Ed eccolo qua. Masaya, che io per anni... E tra l'altro, Babici, io ti ricordo che io e te abbiamo un appuntamento con Masaya.
che abbiamo in programma da almeno da un anno, la serata Choaniki. C'è tutto. Guarda che gusto super deformed totale. Guarda che roba meravigliosa. Bellissimo. Arriva il panda, se li porta via. Con la musica della serie comunque va. Loro che stanno su un isolotto, futa anari, anche la palma, mi si giocano. Si tirano. Questa dovrebbe essere la graphic novel, quella che non ho io, che però adesso non ti preoccupare, entro domani me lo sono procurato. Non dire così, Dan, pensa al tuo portafoglio. Dice, che cazzo me ne? Bellissimo, lui bellissimo. C'era questa cosa particolare, Ramma, secondo me, che rispetto a Mesonicoco e alla Mu, Ramma è figo, cioè comunque un po' scemotto perché è un maschio della Takashi, però comunque sa fare cose, è un figo. È tosto lui, combatte, sì, no? Cioè non è, combatte, ed è bello. Contro tutti. Esatto. Ed è pure bello, mentre invece... Eh sì, è un biscione, certo. Esatto. È un biscione, voglia di biscione, dipende. Se cade nella sorgente no, poi... Comunque solamente ste sigle valgono l'acquisto, Dan. Stiamo convincendo Dan, pensate ce ne fosse bisogno. Grazie Mark che sei buona. Stiamo convincendo Dan a veramente comprare. Veramente stai cercando di convincere me a comprare videogiochi vecchi. Forse al massimo sto cercando. Designed by Tenki. Vabbè, giustamente, sempre Masaya ci sta. Bene. Lo canteranno in coro. Ma sai, è veramente il logo di un megalomane. È bellissimo, però è bellissimo. Pensa che, come sai, per tantissimi anni io l'ho letto Masna. Poi ho imparato, sì, anche che era Masaya. Colpa di Marco Letta, della recensione, di quale gioco. Adesso, ok, mi hai fatto capire tutto. Recensione di Marco Letta di Assault Suit Vulcan su The Games Machine, lo chiamava Masna. Oh, eccoci. Benissimo. Intanto ci siamo visti un'altra sigla bellissima fatta col PC Engine. Siamo arrivati a un punto in cui non si può più andare avanti perché lui crede di trovare un file di salvataggio che non c'è. Non ti permette... Attenzione, ma avete visto gli abbonamenti? No, cosa è successo? C'è Mark 9111, c'è Harald Def e Giorgetti che si abbonano. E il Gerva che regala un abbonamento al Magiustra. Che figo che sei, Gerva. Grazie. Ciao Magiustra, se ci sei. Ciao Magiustra. Meno male che sai tu gestire queste cose. Ma mi piace perché è una specie di nosocomio in cui Fabio è l'unico che ha un'idea minima, anzi anche massima, di gestione delle cose, dello stream, e noi come due anziani... Ah, aspetta, giochiamo a RAM, io devo comprare il CD, presto! C'è capito, vabbè. Fabio allontana il mix. C'è sta cosa che tu hai un microfono oggi particolarmente power. Mi abbasso ancora. Sì, tranquillo. Perché ho il gain a zero. Come mi sentite adesso? Perfettamente. Secondo me non sta prendendo il tuo microfono, ma sta prendendo qualcos'altro a questo punto. Può essere. Perché se hai gain a zero. Perché se prende altro mi sentirebbero molto male. Niente, questo non parte. Comunque è stato bellissimo, così non puoi vederlo, Dan, e sei costretto a comprarti il gioco. Perché... comprarlo? Ma tanto ho già provveduto. Ma quando? Come? Sei una bestia. Cioè, no. Ho già mandato il messaggio al mio Andrea. Uomo dal Giappone. Vai tranquillo. Benissimo. Scusami. Io ho un ricordo di un numero di Game Power su cui c'era una recce del picchiaduro per SNES che mi sembrava bellissimo. Ma ci arriviamo. E c'è Gianluca Folli che chiede: Bisboch, condivideresti la playlist dei giochi di Ranma? Te li passo. La playlist è un po' complicato perché il mister è veramente pessimo. Ah, guarda che hanno riciclato un pezzo di grafica dal primo. Questo è quasi decente come gioco. C'è Mauro, guarda, che ha spaccato tutto. Yokai? Ho capito, yokai. Parlano di spiriti. Forse diceva hentai. È bello perché hentai. I doppiatori non sono gli stessi. Sono simili, ma non sono chiaramente gli stessi. Veramente, strana sta cosa. Loro sono abbastanza maniacali di solito in questo. Non nel dire, no, il seiyuu deve essere lo stesso, se no... Ah, guarda, c'è un Pokémon che esce dalla cosa. C'è Apposai che viene liberato. Questa è la saga dello Hiryu Shoten A. Fantastico. C'è Sushi Gamer Sita che c'è una roba interessante che a me frulla in testa da un po' di tempo. Dovremmo far uscire una nostra collection distro. E in effetti sì, prima o poi. Ci chiedono se faremo una serata su Reiji Matsumoto.
che mi vengono in mente pochi videogiochi con la roba sua? Complicato per Matsumoto. Si può, però è un po' tricky. Bella questa versione, ma questa c'è anche nei cartoni. È barriera linguistica spaventosa. Apposai che si presenta, giustamente. Loro sono paralizzati dalla paura perché... Certo, perché hanno vissuto con lui. Lo hanno cercato di uccidere, anzi, erano convinti di averlo ucciso. Di far... lo chiudono e sigillano. E lo fanno esplodere con la dinamite, ma lui non muore. Fantastico. Riposa in pace, maestro. Sì, cazzo. Eccezionale, la parte là è bellissima, è molto bella nel cartone, è ancora più bella nel manga. Perché il fatto è questo, che nel manga lei ha ste facce di far fare i personaggi che si prendono un tempo scenico che tu rendi infinito, se continui a guardare la coglionaggine delle facce. Il manga ovviamente l'anime ha il ritmo impostato, è grandissimo. Lui è fantastico. Lui è fantastico. Proiezioni astrali, tutto bellissimo. Who's this man? Ah, quello è il tizio dei cosi, delle carte. Dadi. Questo momento storico bellissimo. Lo ska è sta roba. Sì, questo è proprio. Cioè, proprio in questo gioco c'è proprio il livello ambientato nei bagni in cui lui ti lancia i catini con l'acqua, se ti trasforma in donna, ti fa la proiezione e si... frega contro il seno di Ranma e ti toglie energia. Va bene. Vediamo com'è il gioco. Siamo sempre su PC Engine CD. Sì, questo è sempre PC Engine CD. Giorgia Lepore. Kasumi un po' che palle. È la mamma giapponese alla fine come ruolo, no? E si sente costretta ad assumere il ruolo. Ecco qua. Alle terme, bellissimo. Insopportabile completamente lui sempre. Io lo odio Apposai, anche nel manga, cioè è insopportabile Apposai. Mi fa molto ridere perché ho visto i commenti da Takashi ai suoi personaggi recenti, no? Tipo gli chiedono, ma come descriveresti oggi il papà di Ryonosuke di Lamu? E dice, ma devo dire la verità, io all'epoca volevo fare solo un personaggio che faceva gag, e adesso lo riguardo ed è un fottuto psicopatico. Proprio lo dice, e oggi si direbbe psicopatico. Eh sì, oggi si direbbe psicopatico, c'è ragione. Interrogato bene, se tieni premuto il pulsante di fuoco carica la super mossa, se ricordo bene. Hariken! E castagne! Esatto, quella è la mossa delle castagne. Fantastico ricordare le cose di un gioco che ho finito negli anni 90. Poi non ho più rigiocato. E Apposai se ne va. Oh. Ella lì! Bene. Non è riuscito a fare quella sua zozzeria. È fastidioso, è proprio cringe Apposai. Ma quanto è bella la casa del... Cioè, quanto è bello il dojo dei Tendo. Quanto è bello, vorrei vivere lì. Così. I high catch, i cosiddetti high catch. Mamma mia, quanto sono belli. Comunque ha mostrato chiaramente le bocce, vabbè, non si fa. Ma sti cazzi. Ah, Kodachi, la rosa nera. Quella sua risata. Voce incredibile. Signature totale. Ross West dice, Apposai is the new Sakurambo. Tu non hai capito Takashi. Scusami Ross. Se dici una cosa del genere, tu non hai capito la poetica di Rumiko Takashi. Differenza estrema tra Apposai e Sakurambo, quasi due personaggi opposti, quasi la contrapposizione Shinto-Buddismo. Mi deludi. Per fortuna che c'è Kodachi, la rosa nera, che temporalmente è prima in realtà, di Apposai, quindi lui poi fa che... Kuno è fantastico, perché poteva essere una brutta copia di Mendo, invece funziona a modo suo. Ma io la roba che ho trovato incredibile, cioè che non mi ricordavo fosse così potente,
è che razza di testa aveva Rumiko Takahashi per il character design. Sono solo character design memorabili, sì, tutti potentissimi, funzionalissimi alla storia, una commedia delle parti incredibile e cioè, tutti affrontano il tema del genere di Ranma in maniera diversa. È stupendo, è una roba narrativamente incredibile. Ma assolutamente, guarda che ci sono dei ragionamenti sul feticismo in generale che sono incredibili. Cioè, pensa alla tizia, la collezionista di oggetti, la feticista degli oggetti e delle persone, degli animali, che colleziona addirittura il papà di Ranma a un certo punto, Oscar. Cioè, c'è tutto un ragionamento su tutte le tra virgolette, devianze. Ma poi, qua, la gara di arti marziali, cioè la gara di ginnastica ritmica marziale, è bellissima. Nota che cambia il moveset a seconda dello stage. Più che un picchiaduro incontri, è un'avventura che a si adatta a seconda della situazione, dello stage, della messa in scena. Tra l'altro puoi, è fantastico, puoi caricare il colpo e puoi spostarti. È bella questa cosa. Contro ogni logica di picchiaduro, praticamente. Ah, lo potrei fare anche in seguito su Super Fanto. Questo è figo. Poi però, il marchio di fabbrica della serie. Questo è fatto dagli stessi del primo, chiaramente. Adesso muoro adesso. Dopo aver fatto un lavoro incomiabile, muoio a zero di barra. Capace? Barra. Basta, vai via, maledetta. Tirai una palla, fai qualcosa. Ecco, e se ne va con questa posa fantastica. Belli. Però scusami, ma io da piccolo mi sarebbe piaciuto molto. Questo qua, fuori di testa. Addirittura la stessa presentatrice, c'è una raffinatezza. Arriveremo alla PS1, Andrea? Se volete stare qua fino a mezzanotte e mezza, tranquillamente. Sì, io tutti. Ma sì. Io sono commosso, questo l'ho comprato nel 1996, pensa. E mi sembrava veramente la cosa più bella del mondo. Che bello, intanto Ryoga è arrivato a Okinawa. Fighissimo, fatto anche molto bene. Beh, Chan. Cioè, comunque, complimenti per chi amava il cartone e il manga totali, cioè totale, era proprio sì, cross media follia. In Giappone eri chiavato dentro in un sistema consumistico spacciato per sempre. Il bonus stage, sì, sì, devi mollare l'asso, se ricordo bene, al re. Devo mollare l'asso al re? No, non ricordo se era l'asso oppure il Joker. Fatto, ho vinto. Chi rimane con il Joker in mano perde. Se ah, è la Peppa Tencia. La Peppa, esattamente. Ma che faccia triste che fa. Tristi, ma più triste della... Big Tension. Si spoglia, tra l'altro, mi pare, no? Sì, certo, c'è, cioè, il re nudo alla fine. Ah, il re nudo. È nudo. Raffinato, certo. Sì, 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 sì. Che bello essere tra persone di altissimo livello. Dai! Vai, Babic, mollaglielo, mollaglielo. Grande! You got credits! Grande, Babic! Ha due crediti e se perdi te ne toglie uno, se ricordo bene. Il Joker, cioè, ma cosa ne è? Solo quelli. Quello è un altro avatar. È il Joker con Pichan e un avatar fatto e finito. Un po' troppo mainstream per te. Fantastico. Ma questi eye catcher non c'erano nel manga, no. Perché nel manga tengono sempre gli stessi due all'infinito, perché sono perfetti innanzitutto, sì. Ma è bellissima l'idea, appunto, di questo complemento che va oltre il limite del manga e dell'anime. Ma l'Okonomiyaki, no, è infernale, cioè non riesci a staccarti da sta roba. Come era? Un momento un po' panzo, vabbè. Ecco la best wife. Attenzione, perché la tua gabbata si innamora di... Beh, oh, fosse solo per gli Okonomiyaki.
Ma questo io lo gioco tutto. Anche la mattina. Lo giochiamo domani anche la mattina? Lo finisci in una mattinata sicuramente. Perfetto, io dico sì, così io passo avanti perché sennò non finiamo mai più. Quindi con la morte nel cuore... Cambiamo piattaforma perché sono finiti quelli su PC Engine. Sì, sono finiti quelli su PC Engine, ma c'è una sorpresa. Nel senso che in teoria dovremmo andare a questo punto su SNES. Una Gekitohen Nate World Combat. Sì, si comincia ad andare su Super NES. Bella questa lista che ho fatto, però sono soddisfatto. Ci ho messo una serata intera come un cretino perché è un sistema sodomita assurdo demenziale. Ed è quella Masna. Comunque la Masna sempre. La Masaia. Ma colpa di Marco Auletta, tutti quanti, una generazione ha detto Masna perché lui scriveva la Masna. Invece Masaia. Questo, tra l'altro, è stato recensito da Marco Auletta sul numero di Consolmania settembre 1992. Tokyo. Giorgetti dice una cosa molto vera. Ram ha dato una grossa spalla tra la mia eterosessualità già traballante. È vero, è vero, è vero. Ha giocato molto. Guardatevi la penultima puntata di Rusei Azzura, nuova serie con Rossetto, a proposito di eterosessualità notevole. Ma la roba bellissima di Ram è che dà delle spallate a qualunque sessualità. Secondo me Ram è destabilizzante per natura. Esatto, scusate solo un attimo che qualcuno mi chiama di là, un attimo se arrivo subito. Esattamente, lo stesso numero di Street Fighter 2 per Super NES. Se ricordo bene, Marco Letta concluse la recensione dicendo qualcosa tipo questo gioco non ha nulla di male a parte apparire sulla medesima piattaforma che è riuscito a contenere il colosso Capcom. È chiaro. Non è il tuo ruolo. Beh, quando io mi ricordo l'arrivo di Street Fighter 2 su SNES, chiudo era una roba... Chiudo la porta? Adesso chiudo. Incredibile. Ti sentiamo, no, Andrea, aspettate. Questo è uno dei pochissimi videogiochi di Ranma in cui Gemma Saltome è in forma umana. E fa anche una cosa molto bella, ovvero lancia i simil Hadoken con la testa del panda dentro. Un po' come Ryo Sakazaki in Garuden Setsu Special. Allora, sospetto di avere qualche... No, non niente. Puoi abbassare un filo l'audio del gioco? Sì, secondo certo. Me mi correggerà la chat in caso. Che mattina con Ranma 100%. Fantastico, domani mattina Ranma. Allora Babic, poi a fine serata devi dirmi esattamente qual è. Allora, non capisco bene se ho qualche scanline attiva, mi pare di no, però c'è uno strano effetto, non capisco cos'è. No, è interlacciato secondo me. Sì. Cioè, il gioco usa la grafica interlacciata? Sì. È interlacciato, però è strano. Strano perché non lo faceva, vabbè. Ah, che bella quella mossa, questa qua è bellissima. Sì, è interlacciato, è l'unico dei tre interlacciati. Ah, ok, adesso capisco. Ma cambiamolo, scusami. Anche perché è un po' brutto rispetto agli altri, se possiamo dirlo. È impiallacciato. È impiallacciato. Ne abbiamo parlato prima. Praticamente per parare devi hai bisogno di dorsali tipo Mortal Kombat. Anche per saltare c'è un pulsante apposito. Non so se mi piace. Vuoi cambiare gioco? Sì, l'ho già cambiato. Sono andato a Netcoretsu. Aspetta, però ti sei dimenticato la cosa più bella, Babic. Ovvero la sua trasposizione in Occidente. Non l'ho messa, lo so. Praticamente in Occidente... Però ce l'avrai sul mister. Sì. Però, cioè, veramente, cioè... Ah, vabbè. Sì, fallo vedere così, a questo punto. Facciamo così. Faccio un passo per questo e poi vado sull'altro. Ah, ma giusto! Esce un altro episodio per Game Boy. Prima. Dopo andiamo su... Come mai i giochi per Game Boy sono così belli? Cioè, quanto è bello il chip audio del Game Boy? Mi rendo conto che fanno di parte, però... No, di parte, ma no. Ci mancherebbe. La sensazione... È così. È bello. Tutto quello che esce da lì suona bene, secondo me. Ma Mister c'è solo su Windows. No, Mister non c'è su Windows. Mister è questa cosa qua. Questa cosa qua, non è giusto. In effetti, noi diamo per scontato, ma non lo è. Mister è una scatoletta che contiene una speciale hardware che serve a implementare
la emulazione delle porte logiche dell'hardware originale, quindi se è fatta bene è la migliore emulazione possibile perché è a livello proprio FPGA, Field Programmable Gate Array. Qua innanzitutto c'è un sacco di dialogo, io ho sempre paura. Tanto se vi interessa questa roba c'è una puntata di Beat Bang di Bellotta che è in chat, che quindi salutiamo, che affrontava tra l'altro in tempi non sospetti, prima che si iniziasse a parlare tanto, come l'FPGA fosse potenzialmente il futuro del retro gaming, che per alcuni versi non lo è, per altri versi invece lo è decisamente. Quindi se vi interessa la tecnologia FPGA, cercate Beat Bang, che Nobisbo c'è FPGA su YouTube. Quanto è bello il Panda! È bellino, eh? Il Panda è un oggetto di sintesi che si presta perfettamente ai videogiochi. Dove va? sei in acqua! Fantastico! Giusto? Effettivamente il senso del luogo è folle. Sì, più di così non posso. Il senso del luogo in RAM è pazzesco, cioè non puoi andare oltre. Lo stagno di casa Tendo, cioè quante volte di tutti i posti è finito nello stagno di casa Tendo, è bellissima questa cosa. È assurdo che il microfono mi gracchi perché ho il gain dello Yeti a zero. Oh, ti giuro che sei sparato, eh. Ma se io faccio così, sentite? Sentiamo toc toc, sì. Quindi il microfono. Ok, quindi è lo Yeti. Quindi deve essere... Com'è adesso? Ho abbassato proprio al minimo. Questo è molto grazioso. Sentite? Sì, ti sentiamo. Ok, bello. Comunque ho il gain a zero. Allora, RAM, questo qua penso che sia... questo mi ricorda vagamente quello di Sailor Moon, sempre su Game Boy. Cioè, comunque... Ma non è male, eh? No, visivamente, cioè, respect. Andiamo nel strano. Eccole qua. Oh, baba. Cioè, ci parli, vabbè, comunque questa roba qua. Ecco, manca ancora una quantità di localizzazione amatoriale enorme nella storia dei videogiochi. Cioè, pensate a Takashi, quindi una delle figure più importanti di anime manga trasposta in videogiochi, la quantità di roba non tradotta è assurda. Cioè, di RAM credo che siano tradotti 2 o 3 giochi? Fine? Due. Due per Super NES? Uno per Super NES, l'altro non doveva essere... Cioè, doveva essere tradotto, ovvero il terzo picchiaduro per Super NES, poi ci furono dei problemi. Ecco, cos'è? Working Design? L'altro qual era? Vabbè, bello, un altro. Bello, ma andiamo avanti. Se no, finiamo. Non andiamo avanti. Comunque sono due, l'altro non ricordo qual è. Il secondo per Super NES, perché all'epoca Viz pubblicava il manga in America. Ok. Adesso abbiamo Hard Battle, quindi Bakuretsu Round 2 N. USA. E lo puoi prendere da qua, sì, oppure no? Sì. Comunque, ragazzi, la cosa che non abbiamo visto prima è cercatevi Street Combat. La Hi-Rem, per pubblicare il gioco negli Stati Uniti, fece un reskin incredibile del gioco che avete visto prima, dove è incredibile vuol dire pessimo. Va bene. Questo qua... recuperatevelo da voi. Sì, solo devo togliere il... Vedete che c'è il logo americano in questo? Quindi questo effettivamente fu tradotto ufficialmente per l'America. Il primo fu praticamente reskinnato. Come si chiamava in inglese? Non mi ricordo più. Street Combat. Street Combat, bravo. Street Combat. Allora, questo è... Figo però questo da vedere. Questo è figo, questo è figo da giocare. Questo è il più bello secondo me. Addirittura più del terzo, per farvi far quattro risate. Il terzo è lento, rallenta ed è rottissimo come gioco. Che peccato. Beh. Vediamo allora un attimo la versione US. No, perché volevi vedere Street Combat, e vi faccio vedere. Eh sì, fallo vedere Street Combat, dai. Giusto per vedere, abbiamo intravisto prima la versione giapponese, vediamo invece la Irem, pensate un po', portò in Occidente, in America, RAM, però giustamente cambiando completamente i connotati. Tutto. Cioè, guardate che meraviglia, cioè, conoscendo chi è quel personaggio, come lo hanno cambiato. I'm gonna kick your butt. Lei è Kodachi, lui è Kodachi, insomma. Lui è Kuno.
Let's Rumble in the Jungle, ti dà l'idea sostanzialmente che gli americani il papà fossero di culo, il preside, che gli americani fossero dei ritardati mentali. Questa è la cosa drammatica, che è un film assurdo. Ma anche questo è Ryoga, è Ryoga, let's chiaro. Get it on, Ryoga, lui, sì. Let's get it on, capito? Cioè hanno questo tono proprio da incredibile. Questo è il primo round che avete visto prima, però brutto. Vediamo. Mamma mia! Posto dello anche sfondo con la neve, i negozi, c'è questo vicolo brutto, i personaggi sono reskinnati in una maniera spaventosa. C'è sempre ovviamente la interlace e lui ha sempre la sua mossa, però cioè, la grafica non ci credo che ne ha tre in realtà. Eh? Premendo velocemente i pugni fa la raffica, premendo i due pulsanti di attacco fa lo Iryu Shotenha, poi c'è quel colpo rotatorio che hai fatto prima e può fare il doppio salto in stile World Heroes. Non ce la faccio, Dan, non ce la faccio. Poi io devo solamente farlo vedere. Mamma mia, una roba immonda completamente. Torniamo dove eravamo. Quindi ma eravamo... prima di giocare a Hard Battle, Babic, vai nelle opzioni e metti sistema di comando B, poi mi ringrazierai. Va bene. Io arrivo subito di nuovo, scusate. Prego. Mazza. Type B. Why? Ok. Per il semplice fatto che normalmente c'è la X che serve per saltare, invece col sistema B si diventa salta in maniera canonica mettendo in alto. Ha 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 ha. You won't be fighting me this time. Va bene, ci crediamo. Va bene, salta, salta, salta. Chi vogliamo essere? Praticamente qua di segreti ci sono Collant Taro, normale e in versione chimera, e Aposai, però finendo il gioco, giustamente. A proposito di feticci. È molto bella il manga nella versione dei K-Boys, dove Collant Taro, nell'episodio di Collant Taro, c'era Aposai che gli dava come alternativa al nome, perché lui, sai, era stato battezzato da Aposai e lo cercava in modo che potesse rescindere questo battesimo e dargli un nome normale. Aposai gli dava come alternativa Mutande Saburo, che a me è piaciuto sempre tantissimo come nome. Non male. Mutande Saburo. Qua hanno fatto un Gokun Sugi molto più figo di quanto non sia nel... Allora, per fare le mosse qui, doppio pulsante di attacco, dovrebbe fare lo Iryu Shotenha. I due pulsanti di attacco. Eccolo. Ok, lo Iryu Shotenha, poi raffica di pugni. E in alternativa, la maniera molto sbagliata di fare le mosse è tenere premuto il pulsante di attacco forte, mettere avanti o indietro e rilasciare. Oh, che figo! Perché è sbagliato? Non mi sembra molto intuitivo come modo per fare le mosse. In un mondo dove si facevano con Hadouken oppure indietro avanti, tu devi tenere premuto, caricare e dopo rilasciare. A seconda del tempo che lo tieni caricato, è la potenza della mossa. Ai. Ai. Ecco, lui non so anche se c'è nell'anime, per esempio. Mi sa che lui è sostituito dal ninja di Kuno. Sì. Che è fantastico. Sì, ma questo è, cioè, nel senso, non è, quello è un personaggio non da Takashi. Poi non c'è totalmente nel manga. Il ninja di Kuno? No. C'è lui. Ah, ninja di Dio. Cioè, ci sono dei cambi molto forti. Ok, devo leggerlo. Assolutamente. Dove lo stai leggendo?
Tra l'altro ho propinato all'India in inglese per costringerla a macinare l'inglese. No, peccato perché non... Sto comprando quello da Star Comics digitale, regolare, uno a settimana, ma siccome lei vuole leggere quelli più avanti, ho detto vabbè, ma quelli in inglese pirata, mi spiace. Io ho tutta la serie Star Comics, però abbandonata a casa di mia madre, chissà che fine avrà fatto, perché io a casa mia mi sono portato ovviamente Kenshiro, i Cavalieri dello Zodiaco, Dragon Ball, un po' di roba mia, ecco. Il padre mi sta umiliando. Quanto è bello. Col cartello. Certo. È uno shot, Ranma? È uno? No, è quello che stavo dicendo prima. Le mosse si fanno in maniera totalmente sbagliata. Viene premuto caricato per caricare il pugno forte alla potenza che desideri, lasci andare tutto quanto e ti fa la mossa. Quindi non esistono mezzo lunghi. Sono Liu Ken e tutti i personaggi che hanno quel moveset, okay. Hadouken, Shoryuken, anti-air, zoning, eccetera. Non perché esiste c'è la, proprio. Perché questo. C'è la musica del circo? Non capisco. Comunque è fortissimo, mi ha sconfitto. Va bene, non ho capito una cosa. Sì. La mezzaluna, cioè quali sono le mosse speciali? Carico il colpo, ma che mossa devo fare? Devi tenere premuto il pulsante forte, lo sì. Carichi, gli dai una direzione a seconda del personaggio, tipo avanti, indietro, lasci andare e ti fa la mossa. Ok. Per esempio, a lei, se ricordo bene, mettendo in basso non fa niente. Ryoga invece fa la mossa in cui mette il dito per terra e fa il terremoto e solleva le rocce. Certo. Invece se tieni premuto e metti avanti con Ryoga, ti lancia la bandana. È difficile, molto, molto poco intuitivo, però visivamente è molto piacevole. Va bene, ma andiamo avanti, non ci faremo un certo qua, sono troppi, dobbiamo fare una carrellata, abbiamo 20 minuti, quindi andiamo un po' così, senza pietà, anche perché vi mostreremo delle chicche. Eravamo arrivati a Hard Bakuretsu, che è Hard Battle. Andiamo su Mega CD? No, su Mega CD, che di solito non funziona. Wow! Però c'è il terzo per Super Famicom volendo, comunque va bene. Sì, poi c'è, il terzo per Super Famicom, ma è in cronologica, questo. Grazie Terevino per la sub! Grazie. Push the start button. Vabbè, questo è ingiocabile, no? È un'avventura. Questo è quello col personaggio Arisa, il personaggio originale. Arisa? Sì, che ha gli stessi poteri di Shampoo, è caduto nella stessa pozza di Shampoo, diventa gatto. L'idea del cazzo, ci pensi. Però un è personaggio un speciale. Un personaggio originale creato per questo gioco. Esatto. È carino per quello. Tra l'altro, una cosa che. E anche Urusei Azzurra su Mega CD ha la stessa caratteristica, se mi sbaglio. È un bambino, un personaggio. Dear My Friend. Quanto è fico? Tanta roba. Mi sa che ho qualche filtro attivo anche qua. Scusate se si vede male. Ma... Mitico Moose. Moose era un personaggio, un deficiente bellissimo, ma sono tutti deficienti, cioè questa è la cosa fantastica, deficiente proprio nel senso di deficere, tutti hanno una grossa mancanza, una grossa ossessione, un grosso punto debole e un grosso punto di forza, cioè la grammatica Takashi no Ram è molto chiara, tutti hanno qualche macchia, insomma è molto equilibrato, quasi troppo. Esteticamente io sono abbastanza steso da questi giochi. Era proprio belli, questa è bella pixel art. Era un bellissimo. Quindi ha trovato una tradizione giapponese di giochi che da noi non arrivavano, che erano più il lato graphic novel comunque. Cioè questa è una graphic novel con più spazio per adesso. Anche dopo. Però l'inizio è power. Con questo layer di pioggia un po' brutale, eh. Due layer avevano. Il ultimo livello di Final Fight 2 per Super Famicom. Saotome Ranma. Siamo anche nel punto di anime disegnati a mano più assurdo della storia dell'umanità. Cioè, va detto anche questo.
A mani bollici. Ah, tra l'altro anche una sigla sua. Sigla! Alza un po' il volume. Penso che sia una sigla ad hoc, non vorrei sbagliarmi. Ma wow! Che stile! Tre frame e via, però... Tezuka! Sì, funziona! Tezuka Docet. Scusate il filtro, ma adesso se devo togliere ci metto troppo. Povero Kuno! A me piace perché c'era lo spazio del CD, ma le stesse imitazioni di fatto del Mega Drive alla fine, quindi... È un Mega Drive con tantissimo spazio per certi versi. Ma a cane quanto è carina. Questa celebrazione shoujo, shonen e shoujo insieme, perché poi... Cioè, ok, è più shonen alla fine, no, Ram? Però conta come No, conta come shonen. È uno shonen, ma shonen. Con una sensibilità tutta stramba bellissima sua, da Takahashi. Non ci giocheremo, perché intanto perché mi sono reso conto che è completamente sminchiato il... Come si dice? La ratio, quindi ho anche schiacciato per sbaglio qualcosa. È stato bello. Adesso vi mostrerò invece una cosa, una chicca, vi mostrerò, mentre lui va per i fatti suoi, il gioco... E per MSX Turbo R. Ah, allora, non posso mostrarvelo perché non ce l'ho, ma posso mostrarvi questo. La copertina è un aneddoto secondo me assurdo, cioè che il disco per MSX Turbo R aveva un sistema di protezione molto particolare, secondo me unico, nel senso che se tu provavi a craccare il disco e quindi il program code riconosceva che c'era stato un cambiamento nei CRC dei dati, il gioco non partiva più e ti mostrava invece un'immagine che è questa qui. Così. Ciao Annalisa. Ecco. Cioè ti mostrava questa immagine, quindi tu non potevi più far partire il gioco, ma ti mostrava un'immagine che... Cioè che era nei sogni della gente che... Cioè la gente, di certa gente che... sognava i doujinshi di Ram, quindi è abbastanza bizzarro, prodotto ufficiale, legale, quindi è completamente senza senso se ci pensi, però un caso... Beh, hanno anni di bizzarria pornografica in Giappone. Sì, ma cioè tu per punire uno che sta cercando di calcare il gioco gli mostri un'immagine... Ci fa vedere il premio... Sì, cioè nel senso... Il premio di consolazione. Il fanservice definitivo. Per me è folle completamente, proprio sbagliato dal punto di vista... Beh sì, è decisamente squallido Dark Angel, è una roba... È certo, che, ma soprattutto... No, censurata l'ho fatta io, ovviamente. No, senza censura. Su mille fronti. No, in gioco non è la censura, l'ho fatta io, come avete visto, la censura. Ma è problematica nel senso che dici, ma scusa, un prodotto su licenza ufficiale, questo tipo di fanservice non ha senso. No, la censura l'ha fatta Babic, sì, era, sì, l'ho fatto io, scommetto censura. Senza... Completamente senza. Ecco, l'abbiamo, censura di Kenobis. Anche cioè. Underage, cioè, no, vabbè, c'erano mille cose. Ma mentre Takahashi usa la nudità di Ramma femmina sempre per giocare sulla disforia di Ramma maschio, che non capisce, non sente nessuna forma di pudore logico, perché è abituato ovviamente a essere nudo come maschio. Quindi una riflessione sulla cultura del nudo e sul significato del nudo a livello quasi mondiale, non solo occidentale orientale, ma... Comunque, insomma, intanto qua loro stanno facendo delle cose bellissime da visual novel, ma non ci interessa, quindi andiamo avanti. Ah. Andiamo avanti. Pazzesco comunque. Sì, è una roba strana, ma scoperta 5 minuti prima, cercavo le immagini e ho trovato sul solito MSX Generation, un sito bellissimo che ha tutte le informazioni su tutto, questa roba qua, e sono rimasto fasciato, ho detto, ma scusa, ma... Cioè, di solito ti appare scritto questo gioco, la pirateria, un crimine, non craccare, invece no qua, la brogna. Ok. Cracca e avrai la brogna. Esatto. Sai perché per così? Così ti compravi due dischi, uno per giocarci e uno per avere la brogna. Uno per la brogna. Vabbè.
Dopodiché abbiamo nel 93, nel 6 agosto 93, esce Ranma Mez Kagureki Mondo, che non so neanche cos'è, quindi vediamo cos'è. Direi che è il terzo gioco per Game Boy, quindi sostanzialmente... Beh, io sono molto contento. Ma quello, quello di MSX è quello che, di cui abbiamo visto l'immagine poco fa. È una visual novel ingiocabile solo per Turbo R della Botec, fatta senza nessuna ragione, solo su Turbo R. Siccome girava tranquillamente su MSX. Diciamo, cos'è il Turbo R? Turbo R è una iterazione molto tardiva dell'MSX, del sistema MSX. 95-96, e tra l'altro non veramente appartenente allo standard, cioè una specie di cosa che esulava lo standard, quindi praticamente una roba che non... 16 bit praticamente, supportato solo da due case, se non erro. Esatto. Quindi una roba completamente senza senso. E qua niente, gioco di ruolo pesissimo di RAM. Con tutto quello... Ma è quello... tutto bello il Game Boy. È un po' troppo hardcore, ragazzi. Questo è un po' hardcore, un po' hardcore. Il sogno ormai trentennale di imparare a leggere almeno gli hiragana per capire che minchia dicono nei GDR giapponesi non si avvererà mai. Però è tipo Shenmue, capito? Puoi entrare nei posti. Ma cioè, imparare gli hiragana è facile, capire cosa cazzo vogliono dire, che è un discorso più... Sì, però imparare a leggere fluentemente sarebbe già un inizio per poi andare a dire, ah, questo vuol dire baka, ma baka cosa vuol dire? Cioè, aiuterebbe un po'. Però all'inizio l'esercizio di... Cioè, io ho reimparato gli hiragana nella mia vita almeno tre volte e li ho ridimenticati. Cioè, ne so dire alcuni. Katakana è un po' più facile. Hiragana tendo a dimenticare. Luca Fire scandalizzato dallo scrolling. potrebbe essere anche qualche problema di clock strano. Non... Ma forse anche no. Fottuto Game Boy. E qua si comincia. E si gioca versus. E qua si comincia a giocare con una emozionantissima roba dei numeri che potete immaginare. Bello, bellissimo. Che gioia. Che gioia. Andiamo avanti. Allora, Ranma. Torniamo a Ranma. Abbiamo appena giocato, abbiamo detto, Kagureki Mondo. E andiamo a 93. Esce anche The Treasure of the Red Cat Gang, che in realtà è il nome... Che sarebbe la traduzione amatoriale del terzo. Esatto. Il, che doveva comparire in America come Hard Battle 2. Working Designs, chi doveva farlo quello? Su che piattaforma siamo qua? Super Famicom. Super Famicom. Super Famicom. Anzi, lo riabbasso perché giustamente prima ero sparatissimo. Ah, non è questo, non è questo. Non c'è questo. Un bellissimo ride, grazie. Grazie Nusos per il ride. Sì che è questo. Stiamo giocando tutti i giochi non di Ranma. Non è questo, non è questo. Ah no, questo è il GDR, questo è l'RPG. Questo è il GDR. C'è anche l'RPG, questo è l'RPG. Tradotto, quindi se vuoi, tu Fabio che sei intrippato, hai il tuo... Questo è hardcore bello però, perché è il GDR tradotto in inglese e quindi ti ritrovi tutte le tue cose. Ma sai che comunque questo è di CD, via. Scusa Dan? È 16 bit, quindi anche più piacevole alla vista. Sì, quasi, sì. Quasi, questo... Cioè, secondo me giocare questi giochi ha senso. Dai, momento Ranma mattutino, ci sta. È carino. E qua ovviamente ai tempi non streamevolissimi di un GDR Akane, Ranma, ma comunque il gioco è bello. Ovviamente il trick dei GDR è di raccontarti tantissima storia con un engine da GDR, quindi non hai come sui PC Ranma engine. Con i suoi luoghi così definiti si presta molto. Assolutamente. Tra l'altro qua è una gag fantastica. Oh, you make me so angry. Fine, take this. Bene. È la gag dell'eroe che comincia a letto dormendo, no? Che si sveglia nel mondo, visto il mille Zelda, e qua però viene svegliato con l'acqua fredda. Quindi. Sul tatami, che bello. Dai. A me, sai che questa roba mi conforta sempre? Sempre sapere che ci sono più giochi di quelli che ragionevolmente mai potrò giocare nella vita. Ti conforta? A me un pochino mi atterrisce. È triste. No, ma aspetta. Cioè, immaginati Dan che non fosse così e che domani hai finito i videogiochi. Li hai fatti tutti, puoi solo rileggerli. Non sarebbe una prospettiva tremenda? Hai finito i libri. Dipende quanti, se sono così pochi, però sì. Pau, pau,
Va bene, comunque, avete capito. Un gioco di ruolo bellissimo, ma in questo momento, scusate se passo oltre. Tra l'altro Rumic Soft, a un certo punto Rumic. Si genera proprio la Rumic Soft, cioè una cosa fatta apposta perché ha detto, ma io perché devo... Cacchimondo, mannaggia era... ragazzi, l'uscita signor uscito oggi ho fatto un out of bounds a Neo Turf Masters che ho, okay, se non ho streamato live stamattina non lo farò mai più. Patch qua c'è il trucchetto, qua c'è il trucchetto, quando avvii il gioco tieni premuto LR se ricordo bene e poi seleziona Herb. Prima, quindi quando fai partire il gioco devi, mentre diciamo carica tra virgolette la selezione dei personaggi, tieni premuto LR e Aleph, farti... ci sono tutte le puntate su YouTube perché lui chiede da generazione Z come faccio a recuperare Ranma, guardati le puntate su YouTube. Eccolo e là. Godi forse ecco Herb. Questo sai che io ho sempre preferito questo, lo ammetto, a Hard Battle liscio, perché graficamente mi piace di più. E poi c'è queste cose fantastiche, tra cui Inako, che è un personaggio che io amo la follia, perché è l'imbranata. Questo non piace per alcuni motivi. Di tutto è lento. Sì, poi rallenta. Poi graficamente lo trovo meno consistente rispetto al predecessore, che ha tutte quelle ambientazioni fantastiche, poi il ring Okonomiyaki... tutti quegli ambienti che riconosci dal manga e dall'anime. Qua invece loro sono sparsi per il mondo senza motivo. No, è tutto giusto, eh. È tutto giusto, eppure, non so. Lui, non so per esempio, alle Hawaii, senza motivo. Allora, questo ha un sistema per fare le super veramente brutto. Tanto praticamente per cambiare. Devi premere più volte L per caricarti. E quando ti sei caricato al massimo, devi fare la mossa per la super. Io ricordo quella di Ryoga che è facile, che è basso, alto, più pugno. Ovviamente il computer col cazzo che ti fa caricare L premuta manetta. Però una cosa carina è che Ranma donna e Ranma maschietto hanno il medesimo moveset, però uno è a carica, l'altro è a mezzelune. Che figo, questa è una bella cosa. Ranma femminuccia è a caricamento. Che figo questo. Inako c'ha la meccanica solamente sua, e se preme a raffica L per teoricamente attivare la sua super, le attiva la trasformazione che diventa adulta e diventa il corpo di una signorinona, e può usare la mossa extra che sarebbe quella con cui ti rispedisce contro sotto forma di sfera di energia l'energia vitale che ti ruba con la moneta da 5 yen nel manga. Sì, rallenta veramente tantissimo. Beh, potrebbero fare. Ha di carino versione... il fatto che ogni personaggio ha due sorte di attacchi speciali unici che si ottengono, se ricordo bene, premendo i due pulsanti deboli e due pulsanti forti. E mi cambiano tantissimo l'uno all'altro. Ah, vedi, lei si stava trasformando. Per esempio, si è trasformata, perfetto. Per esempio, Moose lascia una bomba dietro di sé, oppure fa un overhead martellandoti con una sorta di papera di ceramica. È anche un po' Dalshin, Ranma, vedo. È antipatico. E ritorna piccola, bellissima. Madonna, si rallenta. Sì, devo dire la verità. Non pensando a quanto è veloce, non è che lo paragono a uno Street Fighter, a qualcosa di cui so esattamente quale deve essere la velocità, non l'ho mai accusato più di tanto. Ecco, questo è. Ma considera che quando si chiude io, bello. Comunque ero in scimmia bruttissima con i picchiaduro, quindi tutte queste cose le notavo. Certo, è terribile. Spruzzino, è come se spruzzasse qualcosa, ma in realtà non sta spruzzando niente. No, sarebbe la moneta da 5 yen, esatto, con cui prende l'energia vitale. Perché nella storia, sai, Apo Sai... non la leggo da 25 anni. ...dentro l'ospedale, per distrarre le infermiere, praticamente cura, tra virgolette, questa bambina che sta male, ha una malattia,
utilizza questi punti pressione per fargli assorbire l'energia vitale delle infermiere, così lui può scappare con le mutande. Abbiamo un raid da Malta, grazie Gamersaus Malta, benvenuti, benvenute, stiamo giocando a tutta una selezione di giochi di Ranma fatta da Babic su Mister FPGA e siamo arrivati al Super Quasi alla Nintendo. fine, manca poco. Grazie del raid. Inako è comunque un personaggio eccezionale. Mi ricordo che già Sì, all'epoca, io questo eccezionale. l'ho visto solamente in emulazione, e all'epoca mi esaltava tantissimo perché ero esattamente on par tra emulazione e fumetto. Quindi c'era sta roba che, cioè, era folle, cioè Ora che giocavi sei a Roma. diventato grande con Inako, se fai la Hadouken scaglia la sfera di energia spirituale col pugno. Lo puoi Quello. fare solamente quando sei grande. Esatto. Eccola là. In realtà col calcio. Col calcio? Sì, vabbè. Ok. Che Abbi personaggio di pazienza, non ci Shampoo. gioco da 30 Sono passati anni. in tre, esatto. No, bello, bello. E piangi Shampoo, piangi. A me Shampoo ho sentimenti mixed feelings per però ha Shampoo. un character design incredibile. Sì, però è la Sì. mucca non ce l'ha fatta. Cioè, il problema è quello di Shampoo. Cioè, che non ce l'ha fatta a essere quella che vince il cuore. Maledetta Shampoo, mi ha bloccato mentre mi stavo adultizzando. Mi sa che Shampoo è l'unica che assieme a Ranma può fare il doppio salto qui. Però ripeto, sono 30 anni che non ci gioco, quindi staccia. Ah, ma sono tornato piccolo. Perché? Ah, infatti non. Finito il round? No, non riuscivo più a fare la mossa dell'amore. E se invece la faccio e spammo mosse proprio dell'amore a Shampoo. No, Probabilmente a furia di spammare mosse dell'amore a un certo punto diventi ma da piccolo. che Nel doppie manga, meno mitiche male, è gli hai così, no? fatto? Rilacciava l'energia che conquistava sotto forma di quella specie di Hadouken. Cioè, è un picchiaduro limitato, però ci sono gli attacchi miti. Hai visto, Andrea e Dan? Sono miti, Miti, non nel senso di scritti meati. miti come MIT, sei un mito o sei mite, ma miti come carnosi nel tempo e in Meati. Poi picchiaduro. c'è la Fontana di Trevi. Fantastico. Akane notoriamente vive a Roma. Akane! Oh, Agane! L'asciura Ascidu! romana dietro. Certo che tutto Ranma mezzo fatto a Roma io lo guarderei Roma tantissimo. mezzo, certo. Roma mezzo, ma perché non lo sta facendo qualcuno? Ma pensa che figo. Tra l'altro la Meloni, per esempio, sarebbe un Chara da picchiaduro eccezionale, secondo me. Quindi sarebbe totale proprio, cioè. Anche bipartisan, puoi scegliere se interpretarla o se essere Ali Schlein, puoi fare quello che vuoi. Oh, mi spiace Akane, guarda quel frame in cui fa quella Mamma. mossa con le dita, la mossa interdetto, come si può definire quella mossa quando fanno la mossa con le dita e se ne vanno a fanculo? Sono interdetto, cosa vuol dire questo gesto in Giappone, Guarda Dan? che belli, cioè gli sprite sono molto belli. Sì, a me, Vincent ti Amaro dico, non io ho a un caso. amore per questo specifico, ma sai cos'è? Deriva esattamente da quel fatto lì. Stavo leggendo la parte di Nako, infatti ho scelto. Guarda, sai che è una memoria muscolare che ho scelto lei, cioè non ci ho pensato, non ho avuto dubbi, perché mi ricordo che che studiavo per la laurea a casa della mia fidanzata di allora a Minerbio, in provincia di Bologna. Suo computer più potente del mio, ragione per cui io mi ero diventato fidanzato in casa e vivevo lì, dormivo lì, per poter giocare col suo computer con lo ZSNES a RAM. Pensa che pessimi fidanzati che siamo stati nella nostra esistenza, Babic. Pessimi, pessimi, pessimi. Una volta io ho dato pacco a una tipa Proprio perché dovevo giocare a TIE Fighter. ombretti. E Però. lei mi ha telefonato e mi fa: ma stai giocando a TIE Fighter? Io dico: no, non è vero. E invece stavo giocando a TIE Fighter. Con dietro la musica ovviamente di John Williams. No, 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 ti sembra? Sto ascoltando un'audiocassetta. Vedi che ogni tanto lei si rimpicciolisce. Probabilmente a seconda di quanto carichi. Che bella questa mossa con i piedi, mi fa impazzire. Ai 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 ai. Ciao culo. Vabbè, comunque mi sono un attimo infervorato. Scusate, adesso torniamo a Teramino cita il picchiaduro con i personaggi della TV italiana, che è in Super realtà Botte un Bamba, certo. grande gioco del mondo indie italiano, che è Super Botte Bamba 2 Due Turbo. turbo.
I tizi di Grezzo 2 sono un tizio solo, che è amico di Canobismo, tra l'altro. Va bene, basta, se no non finiamo più. Bello. Bello, bello, bello. Rimane. Rimane ancora qualcosa, eh. Rimane un gioco... Ma arriviamo alla PlayStation 1? Sì. Siamo quasi là. Rimane un gioco, questo era Battle 2, quindi rimane l'ultimo gioco per Super Famicom e poi chiudiamo con la PlayStation 1. Ma che figata! L'ultimo gioco per Super Famicom, uscito nel 95. Questo piace assurdo. Allora, gliel'ho descritto proprio l'altro giorno, gli ho detto, tu che sei un appassionato di Puzzle Fighter, c'è un gioco di RAM, puzzle game, che prende lo Junk'n'Pon e lo trasforma in un puzzle tipo Columns, competitivo. Che ne dici? E lui, come gameplay mi sembra una bella cagata. Grazie. È grazie. Bello perché c'è una sequenza di messaggi. Superbot e Bamba è bannato da Twitch. 0R4 dice, tizio di Grezzo 2 mi ha rubato l'accendino nel 2018 e io posso aggiungere, io e il tizio di Grezzo 2, che adesso siamo amici, ci siamo menati. Letteralmente menati una sera. Però gli voglio molto bene, lo saluto. Ma perché è bannato? Che figo però. No, no, qua... E il gioco però è questa cosa bizzarra. Tra l'altro è bello perché puoi cambiare, cioè ti puoi fare un attacco speciale all'altro con l'acqua fredda facendogli succedere cose. Con Akane non funziona. Amicizia posta essere un classico da shonen, è vero. Vero, vero, sì. Bellissimo. Grande verità. Praticamente tu hai questa cosa qua e deve, è la cosa che metti sopra vince sulla cosa che metti sotto. Quindi è già oddio, sbagliato. Che sbatti! È abbastanza sbatti. E distrugge le cose a fianco, ovviamente. Quindi è questa... Hai una... Io ci vedo un assurdo no, potential. No, non lo voglio questo, è tremendo. È una propagazione. È abbastanza tremendo. Che fatica! È una fatica mentale. È fatica solo a pensarci. È una fatica mentale pazzesca. Ci ho giocato un pomeriggio cercando di dare un senso a quello che stavo facendo. Non è per me. Non ha funzionato. Certamente non è per me. No, lo odio. Vero che ti sta un po'... Ce l'odio come idea proprio. Anche perché poi ovviamente è il gioco in cui ci sono più combo alla cazzo che puoi immaginare, come puoi vedere. Senza senso proprio. Perché sì, perché a quel punto, perché no. Cioè, allora no, questi combo hanno un loro perché, dai. No, il senso c'è, ma è molto difficile prepararti un turf di combo ragionevole. Cioè, vai un po' a caso. Ah, doppia. Con la musica da sagra. Guarda che adesso con quello lì fa un esatto, fa un casino così. È un casino. Vedi che in realtà funziona. Funzionicchia. Io, è bello in due. Contro il computer dà solo fastidio perché a un certo punto il computer esiste. Hai una possibilità di usare il secchio e il secchio ti cambia tutte le dinamiche praticamente. Allora, il computer o scatena un Armageddon oppure sta per morire. Scatena un Armageddon. Mi sa che sta scatenando l'Armageddon. L'ha fatto, non ha funzionato proprio granché. Invece sì, eccolo qua. Ma io adesso uso il secchio. Quando usi il secchio, succedono fatti. Sento del profumo mozza di morte. Mozza pro gamer di Babic. Sì, però sento il profumo di morte. Senti, quella combo di 44 non mi piace tantissimo. Sento come che sta per succedere qualcosa di brutto. Forse è solo una mia impressione. Però parte una combo. Sta ancora a fare la combo, il computer non finisce più. Che bellezza. Grazie. Però succede che parte una combo a cazzo, però poi succede un'altra combo e non posso fare più niente, però. È stato bello. Va bene. Beh, fico. È indecifrabile. In due è più divertente perché ovviamente c'è certo. Un limite umano. Però qua direi che possiamo salutare con piacere e arrivare finalmente alla PlayStation. Tutto molto bello. Finiamo quindi con Battle Renaissance. Quindi nel 96, cioè praticamente per la fine di Ramma, quasi. Qua però tolgo assolutamente il maledetto filtro, che è molto bello finché non sei su Mister per streamare. Eccolo, perfetto. È bello. Guarda che bello sgranatiello che era, le texture sgranatissime. Bello. La compressione della me.
Però... Mamma mia. È a me però il mare così col cielo così, che so che sono due bitmap che vanno. No, va bene. È il mode 7 praticamente. Comunque siamo partiti dal PC Engine CD, siamo arrivati alla PlayStation, molto bene. No. Che brutta cosa. Dai, una roba, essere così critico, dai, guarda che bello. Cioè, fa colore. No, questo è tremendo. Bello. Fa colore. Io sento Yoga, bisogno... cosa ti è successo? No, a cane, è tremendo. Io sento per esempio il bisogno di versarmi da bere, non so. Mamma una sobrissima mia. Bottiglia di sake. Diamoci fuoco, dicono giustamente. Facciamo cagare. Sembrano i pupi siciliani che fanno cose. Sullo sfondo di Joan Mac. Esatto, il passaggio poi dall'arte pixel art 2D perfetta al 3D early. Ed era però avanzatissimo, cioè era comunque una roba costosissima da fare questa. La solita come Mendo, anche Kuno c'ha l'isola gigante in cui fa le cose, penso. E all'improvviso sinistra. Così. Apposai più brutto del solito. Sì, anche lui. Chi è lui? Kuno Island. C'è dello adesso... Yoshimitsu, è vero, su PlayStation 1 tutto sembra Yoshimitsu. E ora puoi scegliere chi essere. Ho l'imbarazzo della scelta. Sceglierò shampoo. Perché è fica. Perché no? Questo è il fantastico gioco con le precipitazioni. Beh, però è giusto, cioè è bello che cercare di trasformare in gameplay la caratteristica dell'anime, è bella, dai. Sì, questa è una bella idea. Era Kuno quello, Gabratta. Fantastico. Che trip, no? Comunque. Sì, anche questo now loading con un omino che... Kuno Island, vai. Grazie Noda per la sub. È lento di suo il mister che non regge? È lento di suo. Il mister sta andando perfettamente. Improvvisamente voglia di morire. Credami, fammi sentire. Sì, cioè, si stanno esprimendo tipo Macho Capatonda. Scopare! Shampoo sembra in pigiama, però è il vestito cinese. Bene. Tatewaki culo. Va bene. Eh? Ah, ora lo senti? Il mondo di giochi come Madonna. Oh, cane, stai calmina però. Oh. Grazie di Gamer Sound Malta. Minchia. A cane non ha mai fatto boss simile nel manga. Cattivissimo. Oh, oh, oh. Ma è scatenata. È diventato un personaggio di Dead or Alive praticamente. Proprio quando stava cominciando a piovere. Ma ha la vibe Dead or Alive. Sì. Uno, eh? Cattivissima. Evil la cane. Orochi la cane. Cioè, senza nessuna coerenza proprio. Oh, non riesco a fare un cazzo, giù. Non riesco a muovermi. Lo senti il karate della scuola Tendo? Oh, è giusto però. È la giusta vendetta. The Snow Penguin dice praticamente è Tekken e io praticamente sono Brad Pitt. Nel senso, sì, siamo della stessa razza, ma... userò la mossa bassa di... sta la statua del padre di culo che caga sopra una casa? Perché no? Perché comunque no? Tutta la sera che io guardo questo schermo, quando c'è lo schermo giusto qua. Tutta la sera che guardo BS, quindi c'ho un po' di friend di ritardo, invece di guardare roba lagless qua, sono stronzo. Continua, sì. Scusate, adesso voglio capire... com'è possibile? Kuno Island.
Sì. Comunque mi sta prendendo. Oh, è molto più bello, dico. No, adesso vinco perché ho lo schermo, sto guardando lo schermo giusto. Sono ma i giochi, anche quando non sono bellissimi, cioè il bello del retro gaming è che una volta che ti astrai da alcuni concetti, cioè giocare questo gioco è divertente anche se oh, è ma porco... No, ma è folle comunque. Mi fa anche le taunt, capito? Perle! Oh, basta! Non riesco a muovermi! Non riesco a parare! L'ho fatto diventare Kasumi di Dead or Alive, sì. Praticamente. No, ma aspetta, com'era quella con i capelli viola? Kasumi Tendo. Eh? Kasumi Tendo. Quella, esatto. Tutto giusto. Quella con i capelli viola di Dead or Alive era quella grandissima. Ayami, Atami, Atomi, Tomi. Ayane, ecco, Ayane. No, Ayane è quella con i capelli lunghi. No, quella è Kasumi. Ayane, Ayane. Bello, Akane si è svegliata stamattina e ha scelto la violenza. Dio madonna, no, adesso cambio persona. Piove? Sì, piove, ma siccome l'acqua calda non mi ha trasformato. No, non voglio, no! Lasciami il tempo di cambiare. È terribile. In realtà è il boss finale a casa. Sì, esatto, a Canino è come un boss SNK, è verissimo. Ma è il primo livello questo. È il primo livello. Beh, ben calibrato però, va detto. Proprio sai quella curva d'apprendimento. Benvenuto nel gioco, questo è il tutorial. Ti piace Dark Souls? Spa! E questo è il Souls-like del picchiaduro, praticamente. Oh. Ma che cazzo? Cioè, ti giuro, ma guarda che è ai limiti dell'inspiegabile come roba. E poi ha il moveset migliore di tutti i personaggi di Tekken. Ha la capriola di Willow. Questo è il pugno di Cole. Cioè, ma poi anche guarda che cattiva che è. Che personaggio, non lo so. Stavo cercando, ma per sbaglio... Magari non ti prende a cane come prima, magari ti dice culo, insomma. Mi dice culo? Che culo? Oh, basta! Fai una mezzaluna, fai qualcosa! Cristo! Non vuoi fare il combo da 10, tipo? Geyser! Un gioco in cui è molto importante parare. Ma non serve niente lo stesso. Basta! Basta, calci in culo. In culo. Tipo adesso, tra l'altro, calci in culo. Tra l'altro era caduta la pioggia giusta, dovevo trasformarmi e mi sono trasformato. Adesso attenzione, attenzione. No. Ma io ho la soluzione per vincere, ragazzi. Adesso ve la mostrerò. Che violenza comunque. Mai succato tanto in un picchiaduro al primo round nella mia vita, cioè una roba senza senso. Prova l'anniversary di Street Fighter 2 ed è umiliante. Esatto, la combo di Tax ancora. Load, no. Esatto, Massimo Laurea dice mi sento come quando finivo Super Street Fighter 2 e poi ho provato Super Street Fighter 2 Turbo e perdevo al primo scontro, esatto. Ma io ho la soluzione. Prendi Akane? Certo. Sì, vabbè, ma vaffanculo. Patriarcato, vaffanzoom. Non può essere Akane contro Akane. Simpatico nuovo personaggio. Akane contro Kuno, bene. Kuno. Adesso okay. Esce il Mirror Match, no, Kuno... Sa, tendo a cane. Se vincerò, vincerai con me. Vabbè, lo sappiamo. L'animazione fatta con due giunture è bellissimo. Sì, è rig di Playmobil praticamente. Adesso arriva un tanco no. Po' di schiaffi. Dio madonna, stai buono, non ridere. Non è una cosa seria. Va peggio Kuno, fa le juggle. Non mi sembra sia migliore. Tra l'altro il fastidio di due personaggi a cui non serve niente. Brutal! No, che squall!
Squall. Che persone devono andare a Squall? Attenzione, Babic ce la sta facendo. Ha trovato la tattica wallone, attenzione. La tattica wallone di spammare calci bassi funziona yes. sempre. Yes! Vai! Dai. La tecnica wallone. Bene. Voglio farvi ammirare gli effetti speciali. Attenzione. Grande wallone. Un insegnante, se è online lo radiamo, dobbiamo ringraziarlo per la tecnica wallone, funziona sempre. Perfect! Non lo so, però eccellente. Tecnica wallone. Ma tanto ha una specie di due pixel blu sul naso a cane, senza nessun senso. Ridi, ridi. Guarda come si smonta il mento, povero. Kawaii molto male. C'è voglia di Soul Blade. Nota che si sta segando una spalla, tra l'altro. Guarda, ho trovato questo coprolite rarissimo. E dentro questo coprolite... solamente a cane negli intermezzi è vestito da scolaretta e quando combatte è vestito da Kasumi Ninja? Perché non riusciva ad animare la gonna, un classico. Ottimo. Scusa, adesso finisco. Vediamo ancora per curiosità chi c'è. C'è Ryukumon. Ma chi è Ryukumon? Non me lo ricordo. Non me lo ricordo completamente. Neanch'io. Totalmente rimasto. Uguale a Kuno, tra l'altro. È un merge tra Kuno e Ryoga, praticamente. Ryoga. Comunque, in questo mondo si parla col braccio. Sì. Lo muovono il braccio e parlano. Ciao, Babic! Non sono pixel blu sulla faccia, dice Bellotta, è dove i poligoni si congiungono male sulla PlayStation, perché avevano risparmiato un po' sull'hardware. Grazie Bellotta. Ma questo Skybox brutto nel culo, lo vogliamo dire? Immobile lo Skybox, guarda, il cielo non si muove. È imperenne. È tremendo. È tutto tremendo, però è Ramma. Ra. Ma lui è veramente il fratello stupido di Ryoga, comunque. Ah, io no, non sono ancora arrivato nel rewatch. A chi? A non so anche se c'è tiro. Perché sai che a un certo punto proprio ci sono cose che ci sono e cose che non ci sono, personaggi certo. che mancano. Madonna il fastidio. Ma quindi non funziona la tecnica wallone. Ma dai che non funziona niente. La cane non si trasforma in bambolino, questo è importante. Basta, basta, rage quit. Che dolore. Dio madonna. Vabbè, bello, bellissimo. Niente paragonabile alla cane comunque. La cane del computer era imbattibile. Bene. Va bene, va bene. E così su questa immagine. È stata una bellissima serata, lasciatemelo dire. Grazie di tutto. Sì, 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 sì. Ryo è un personaggio truffati da Gemma in cerca di vendetta. Truffati. Grazie, non mi ricordavo assolutamente nulla. Va bene. Grazie Rarules per il follow e grazie a tutte per la serata. Io dopo aver rivisto Ranma, cioè sto rivedendo Ranma e vi consigliamo col cuore di rivedere Ranma. Sono svariati modi, se cercate i ruscelli su internet, ma purtroppo non ci sono sulla piattaforma di streaming. Ah, scusa Fabio, ma c'è uno dei commenti più belli di sempre, di Gabratta. No, di chi è? Di Cucco, dice sta masturbando il suolo. Ora, cannot unsee. Cioè, Akane sta masturbando il suolo. È una cosa senza senso, ma è lì, cioè, è proprio lì. È sotto i miei occhi, sta succedendo. Sta succedendo, cioè il timing del movimento. È quella cos'è? È un finale così. È il finale Luciano. È il finale Luciano. Cioè, è proprio quella cosa lì. È il finale Luciano. Ricordiamo sempre comunque che la versione MSX Turbo R era completamente delirante. E direi che anche per oggi la nostra quota... Abbiamo fatto danno. La quota Luciano l'abbiamo fatta. È un vero happy ending, è vero, Cucu. È proprio l'happy ending della serata. Va bene, ragazzi.